credo che sia, credo che sia un momento questo importante di recupero di una visione unitaria degli sforzi che sono messi in campo. Io partirei da quella che è la prospettiva che le autorità di vigilanza si stanno dando insieme anche a delle fondazioni, ma chiaramente il sistema è aperto e quindi siamo in fase di definire quello che può essere un percorso di messa in comune di forze e risorse, fermo restando la necessità di avere un piano strategico molto chiaro. Si parlava prima di strategia nazionale, credo che sia quanto mai opportuno fissare un programma di lavoro e definire anche chiaramente le modalità di impiego delle risorse. In questo programma noi abbiamo almeno inizialmente condiviso due obiettivi. Un obiettivo è raggiungere quello che è l'audience più importante per il nostro futuro, cioè quindi le giovani generazioni, gli studenti delle scuole primarie, secondarie, ma anche dei corsi universitari, e secondo luogo fare in modo di avere un sistema che sedimenti e consolidi in chiave chiaramente evolutiva la conoscenza e il sapere che le autorità hanno sviluppato nel tempo al servizio della formazione, ma direi al servizio dei formatori. Il vero tema non è tanto raggiungere gli studenti, perché se misuriamo la capacità, anche la sommatoria delle diverse iniziative, il bacino di utenza che si riesce a raggiungere è chiaramente una frazione, direi molto piccola, dell'universo intero. Bisogna cambiare metodo e bisogna avere naturalmente degli obiettivi sia ambiziosi, ma neanche nel lunghissimo periodo, altrimenti ragioneremmo sempre nella logica di passi poi non sequenziali. Quindi quando noi parliamo di pianificazione, il primo destinatario del metodo della pianificazione sono in primo luogo coloro che devono mettere in piedi la strategia nazionale, quindi devono poter pianificare bene l'uso delle risorse. Per fare questo, credo che bisogna partire dalle esperienze estere, cioè dalle esperienze di coloro che hanno fatto e compiuto delle scelte di politica educativa, di politica nazionale. Sono stati citati i modelli di coordinamento del documento, che ho molto apprezzato perché quantomeno ha avuto il coraggio di mettere sul tavolo tutto ciò che è un po' la dottrina generale, ma anche quelle che sono state le esperienze pratiche. Si è visto anche la sequenza numerosa di disegni di legge, tutti infranati, frazionati, qualcuno scritto bene, qualcuno scritto meno bene, sempre in una logica di eroismo, no? Un Enrico Toti che lancia la stampella, poi chissà se colpisce veramente l'obiettivo. Allora, questo è una, dobbiamo acquisire una consapevolezza di un modo da non seguire più, cioè qui bisogna fare coagulare le forze e definire una proposta unitaria, una proposta di cosa vuol dire fare formazione in West Education, quali sono gli obiettivi e dove vogliamo andare. Ripeto, nelle esperienze internazionali, quella che le due esperienze che più ci hanno interessato e colpito sono quella australiana e quella inglese. Non tanto per il modello di coordinamento, quanto piuttosto per la risposta. Innanzitutto, non esiste educazione finanziaria senza cogliere tutti gli aspetti della finanza, che è lo strumento per le scelte economiche. Le scelte economiche sono poi scelte di vita, non c'è ricaduta economica che non sia figlia di una scelta. E da lì la necessità di mettere in sequenza le scelte intertemporali. Cioè non posso non tener conto che non investire in formazione, in istruzione, mi pregiudica poi l'accesso a talune opportunità. Non investire in sicurezza, per esempio in assicurazione contro eventi estremi, mi può portare domani a confrontarmi con situazioni che altrimenti vanno ad avere un fortissimo impatto sulla modalità di svolgimento anche della vita personale, della famiglia, come peraltro il tema della previdenza. Siamo passati da uno stato che tutelava tutto, il sistema retributivo, se voi ci pensate, era veramente una sorta di grande regalo che lo Stato faceva a tutti, in un sistema piramidale dove la base era lavorativa, la dei lavoratori era amplissima, e quindi chi stava al vertice e quindi poteva godere la pensione
trasmetteva nel futuro gli oneri di questa, cioè, di questo scambio non assolutamente congruo dal punto di vista economico, e lo si è visto, era un sistema che non reggeva e lo si è cambiato in maniera quasi drastica, draconiana, con tutti gli effetti sociali che questa ha comportato. Quindi l'educazione finanziaria va letta nella logica di una politica economica e sociale di un paese e non soltanto nella logica del fai da te o della mera autotutela. Anche lì stiamo molto attenti, cosa vuol dire autotutela. Qui il tema certamente è l'individuo deve essere in grado di interagire, di fare delle scelte consapevoli, di saper pianificare, ma l'altro grande elemento è deve essere un attore, in quel totale un partecipante attivo a scelte decisionali che possono essere anche collettive. Quindi non è tanto l'interesse personale che può prevalere oggi per avere qualche beneficio, ma è anche un interesse generale letto in chiave di sostenibilità nel tempo delle scelte economiche e anche di natura generale. Per essere più chiari e scendere un po' nel concreto, riteniamo con le autorità che sia importante, anche con le fondazioni, sia importante, ripeto, consolidare e cristallizzare queste nostre conoscenze. E un passaggio, anche leggendo l'esperienza internazionale, è quello di un portale nazionale. Un portale nazionale che metta al servizio dei cittadini, ma ancor prima dei formatori, e qui i formatori sono sì gli insegnanti, ma possono essere anche i genitori, possono essere gli stessi intermediari che formano le proprie forze commerciali, quindi a largo spettro il concetto di audience e di target market per questo tipo, e coprendo lo spazio della finanza personale, quindi il credito è importante, perché le scelte sul credito sono scelte anche di impattano sul risparmio futuro. Direi anche un'altra cosa che è stata non ben sottolineata: c'è un tema di modello di consumo, cioè non ho una scelta di investimento, è una scelta che viene a seguito di scelte di consumo. Ho deciso di consumare meno, ho fatto investimenti in formazione, ergo ho meno risparmio, ma la componente di costo dell'istruzione è un investimento nel futuro. Il costo invece dell'acquisto di beni e servizi da consumo mi comprimono il risparmio e mi impediscono naturalmente le scelte di investimento. Come è stato detto in altre sedi, l'educazione finanziaria è anche educazione al consumo, perché se partiamo soltanto dal risparmio e dall'investimento del risparmio non ci poniamo il problema di come questo risparmio si deve venire a formare. Questo risparmio si forma sicuramente con capacità lavorativa, il che vuol dire investimenti in istruzione prima, ma anche nei modelli di consumo. L'idea è che si consumi tutto subito perché vi è un benessere immediato, comprime poi gli stili di vita o lo standard di vita successivo. Allora, questo, la logica della pianificazione ha bisogno anche di essere corroborata da una filosofia generale, cioè non è possibile ragionare soltanto in chiave di micro strumento, di mini strumento microeconomico, bisogna ragionare in chiave anche di filosofia. Altro tema che mi sembra importante sottolineare è un po' il distinguo nei ruoli. A me fa piacere sapere che gli intermediari si stanno molto attrezzando nell'educazione finanziaria, nel scendere in campo alla scuola, però io direi attenzione, la prima loro preoccupazione, come si è detto, essendo profit oriented, è il modello di servizio. Probabilmente si debbono preoccupare come prima cosa del modello di servizio. Perché se il loro modo di comportamento è la logica del raggiungimento del budget interno entro fine anno, naturalmente stanno cogliendo l'aspetto distributivo, commerciale, molto meno quello anche della loro stessa sopravvivenza nel lungo periodo. Si diceva prima, qualche prodotto non è andato bene, qualche prodotto non è andato male. Noi come autorità di vigilanza sulla trasparenza e la correttezza abbiamo detto attenzione, non è il problema del prodotto, il problema è che non c'è il contenuto del servizio. Il cliente non compra un prodotto, ha stipulato un contratto di servizio. Tamifi è un contratto di servizi, quindi questo non è una critica, però direi innanzitutto la vostra prima obiettivo, il vostro primo dovere è definire un modello di servizio relazionale col cliente che parta dalla conoscenza del cliente stesso,
parta dalla conoscenza dei suoi bisogni. E la MIFID 2 che lo impone per legge, vorrà. Si parla di cloud governance, si parla di strategia commerciale, dicendo per via normativa quello che doveva essere nella deontologia e nell'esperienza stessa. Dopodiché ben venga questo uso delle risorse spese per l'educazione finanziaria, però probabilmente dovremmo farle convergere in un programma nazionale per evitare questa situazione, perché non ci leva, si levano risorse a quelle che sono poi la necessità di avere una politica nazionale di education che colpisca, ripeto, non indistintamente, non via spot, ma quanto piuttosto target di riferimento individuati, con obiettivi individuati, con contenuti individuati. Altro elemento che volevo sottolineare sono l'interscambio con le associazioni dei consumatori. Le associazioni dei consumatori, dal nostro punto di vista, rappresentano il consumatore, quindi sono una sorta di rappresentanza sul territorio dei consumatori. Per questo sono il vero canale di trasporto di segnali di disagio che arrivano da varie parti, da vari istituti sociali, da varie parti del territorio nazionale. E per questo vanno, questo lei citava prima Hirschman, è vero, noi come autorità pubblica, direi come pubblica amministrazione, dobbiamo farci carico di questo disagio e come rispondere. E la risposta, ripeto, non è più trasparenza, più regole, più vigilanza, più sanzioni. Questo è già nelle nostre corde, questo è già nella nostra policy. Il vero problema è avere una quarta gamba, il vaccino del sistema. Il vaccino del sistema è un mondo di risparmiatori, ma direi di cittadini, che siano in grado di cogliere quali sono i propri diritti, le proprie responsabilità, di capire che il famoso questionario MIFID non è un modulo, quindi non chiamato modulo, perché il questionario MIFID è la quintessenza dell'esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare. Non posso svolgere l'attività senza conoscere il cliente, quindi non è un modulo. Questo è un punto fondamentale. Noi abbiamo investito risorse interne da anni sulla behavioral economics, da ultimo sul questionario MIFID, sulla comprensibilità dei questionari MIFID, perché se viene vissuto in una logica tutta formale, normativa, cade poi la prestazione corretta del servizio, che è fondamentalmente conosco i miei clienti, conosco le loro caratteristiche, conosco i loro obiettivi, ergo il mio modello di servizio è perfettamente conforme e non ho effetti sorpresa, perché comunque il rischio finanziario o il rischio economico è un rischio che esiste, non c'è modello di servizio, non c'è tutela, non c'è normativa, non c'è enforcement, non c'è sanzione che elimini il tema è la sostenibilità del rischio, il tema è conforme ai miei obiettivi ed è sostenibile. Vi faccio un esempio concreto per uscire un po' dall'ambiguità. Su 20 questionari anonimi che abbiamo 19 erano sotto la soglia di sufficienza, 19 su 20, uno solo si sa. Perché chiedere al cliente in una logica di relazionale di servizio qual è la tua propensione al rischio, e quindi la risposta è alto, basso, senza cogliere l'aspetto delle conseguenze di una rispostina di un secondo, significa francamente avere scarso in mente qual è il dovere di un intermediario, servire al meglio l'interesse del cliente. Capisco qui adesso, non vorrei entrare poi in discorsi che sono in altro modo, però capisco che c'è questa anche necessità degli intermediari finanziari in generale di arrivare al risultato a fine anno, ma bisogna anche mettere in evidenza la naturale continuità della relazione col cliente, il che vuol dire rapporti di lungo periodo, di medio periodo, non literalmente, no, colpisco, vendo i prodotti alla più alta percentuale commissionale e questo lo mi soddisfa e soddisfa il mio obiettivo. Per chiudere, credo che sia necessario, dico, qualcuno mettere in campo tutte le forze per fare un programma che ci veda tutti i protagonisti.
coprire tutti gli spazi che vanno dalla finanza personale al risparmio investimento, non sottovalutando anche indicazioni sui modelli di consumo e cosa questi vogliono dire. Il tema delle assicurazioni non è per niente irrilevante, perché una cosa è un investimento finanziario che mi copre gli obiettivi, un'altra cosa è andare a creare anche una sorta di immunizzazione da eventi estremi, perdite di lavoro, inabilità, addirittura caso morte e quant'altro. E l'altro grandissimo tema, che è grandemente discusso, grandemente dibattuto, ma fortemente tralasciato sul piano operativo, è quella previdenza complementare. Sulla previdenza complementare si sono spesi milioni di parole, fiumi, tonnellate di seminari, incontri, siamo ancora a percentuali, se facciamo la sommatoria, l'aggregato di fondi pensioni negoziali, fondi pensioni complementari aperti, casse professionali, credo che non si superi il 4%, il 5%, contro il 36% dell'Inghilterra, il 30% della Germania. Allora, è un gap? Sì, è un gap, le responsabilità sono molto diffuse, non è una responsabilità, c'è cioè una responsabilità pubblica di una iniettare soltanto regolamentazione, vigilanza e sanzioni, c'è un tema dei intermediari che probabilmente si devono concentrare sul modello di servizio e quella la loro risposta sul campo, non altro. Benvengano le iniziative lodevoli sulla scuola, ma il vero problema è fate un modello di servizio che sia al servizio dei clienti, come dice la normativa, con tutti gli strumenti, e il resto, queste risorse ulteriori si possono portare in un sistema centralizzato. Naturalmente il sistema deve essere aperto, non vorrei mettere il membro del tipo no, l'autorità pubblica hanno loro la scienza e quindi sanno come muoversi, no, deve essere un sistema aperto dove c'è una forte condivisione di obiettivi e strumenti, e lui che fa sì che dal punto di vista operativo le fondazioni, le università, centri di ricerca possono portare il loro contributo in una logica chiaramente anche di flessibilizzazione e di gestione di quelle.